Noi siamo ovviamente oggi protesi alle elezioni regionali che si preparano e anche alle elezioni politiche nazionali, dove ci auguriamo che il centrodestra sia unito, ma senza compromessi a ribasso. Ripeto, noi dobbiamo partire dai diritti degli italiani. Se non difendiamo i diritti degli italiani non c'è nessuna speranza di futuro per i nostri figli. Bisogna lavorare, certo, bisogna lavorare per un centrodestra unito senza compromessi a ribasso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi possiamo confrontarci da Forza Italia, dalle formazioni che hanno votato per il no al referendum fino alle formazioni di destra. Però il tema è che ci sono alcuni fatti su cui non si può discutere: la nostra critica all'Unione Europea, la nostra critica alla globalizzazione, la nostra volontà di bloccare l'immigrazione. In questo caso solo misure drastiche possono dare dei risultati. Noi riteniamo che si debba fare un blocco navale davanti alle coste libiche. Non è impossibile, si tratta di bloccare i barconi e di riaccompagnarli ai porti di provenienza. Se si fa questo, in giro di poche settimane l'immigrazione viene bloccata e il Mediterraneo torna a essere un mare controllato dalla nostra marina. Se invece si continua a portare gli immigrati qui in Italia, diventa impossibile rimandarli indietro. Noi sappiamo che circa l'80% dei cosiddetti rifugiati, richiedenti asilo, sono sostanzialmente dei clandestini per motivi economici, quindi vanno rimandati a casa, ma mancano i soldi e l'organizzazione per fare questo.